Siamo con Michele Brusa del gruppo Bonaldi. Le caratteristiche di quest'auto che è stata presentata oggi a Milano? La possibilità di avere questa vettura oggi è veramente straordinaria. È l'anteprima nazionale, la vettura è la vettura che è stata presentata a Ginevra la scorsa settimana e noi abbiamo oggi la possibilità di mostrarla in anteprima nazionale a Milano, direttamente da Ginevra, è proprio la vettura che ha risposto a Ginevra. Di che vettura parliamo? È la nuovissima Lamborghini Aventador LP754 SV, dove LP sta per motore longitudinale posteriore, cioè montato longitudinalmente rispetto al telaio. SV sta per super veloce e 750 sono i cavalli che eroga questa vettura. Super veloce cosa vuol dire? Perché è un po' quello, diciamo, il cuore. Vuol dire che rispetto alla Aventador, fra virgolette, normale, la vettura è stata potenziata da 700 cavalli, che non sono pochi, a 750 nella versione super veloce, ed anche alleggerita in una versione più race. Questo ha permesso di avere un peso che è leggermente superiore ai 1500 kg, 1525 kg per l'esattezza, con delle prestazioni che naturalmente si riflettono e che sono ancora più impressionanti rispetto a quelle di Aventador normale. Parliamo di uno 0 a 100 in 2,8 secondi, 0 a 200 in 8,4 secondi, per una velocità massima di oltre 350 km/h. Sono veramente prestazioni mozzafiato. Però mi piace citare anche un dato che è molto bergamasco, e cioè la vettura fa da 100 a 0 km/h in 30 metri. È un dato eccezionale e la vettura monta un impianto frenante Brembo, che è un'azienda che più bergamasca di così non si può.